Ciao ragazzi e bentornati a questo nuovo video dedicato ad After Effects. Oggi ci occupiamo di come trasformare un'immagine girata durante il giorno in una scena notturna. Per cui iniziamo! Cari amici della community, anche per questo video mi sono lasciato ispirare da una serie TV. Infatti l'altra sera ho terminato di vedere la seconda parte della terza stagione di The Witcher che hanno rilasciato a fine luglio. E in un episodio mi è piaciuto particolarmente il modo in cui hanno gestito le scene notturne. Per cui ho deciso di approfondire più nel dettaglio questo tema e ricrearlo con After Effects. Iniziamo con il dire che il motivo per cui si utilizza questa tecnica basata fondamentalmente sull'esposizione e temperatura è perché se provassimo a girare realmente una scena di notte perderemo davvero tantissimi dettagli, ottenendo molte porzioni scure della nostra fotografia. E se cerchiamo poi di renderle più visibili aumentando gli ISO della fotocamera, andremo a provocare solo un disturbo che si traduce in della grana che andrà inevitabilmente ad abbassare la qualità del nostro video. Ecco perché, vuoi per questioni tecniche o anche artistiche, si utilizzano tonalità di blu per simulare le scene notturne e rendere visibili molti più dettagli presenti in quella scena. In questa puntata della serie TV, la protagonista passa da una scena diurna a una notturna, dove un occhio attento si accorgerà che c'è anche una sorta di sfumatura che rende la parte del cielo più scura da quella sulla sabbia in basso più chiara. E questo modo di reinterpretare le scene notturne viene estesa anche quando si tratta di ambienti chiusi, con l'ausilio di luci. E ci accorgiamo di come si passi da una scena notturna ricreata a una realmente girata di notte, dove i dettagli fuori dalle porzioni illuminate risultano praticamente impercettibili. Se avete Netflix, c'è un bel documentario sul dietro le quinte della stagione 3 con le scene girate nel deserto. Tuttavia, il rendere più credibile una modifica dal giorno alla notte, sacrificando anche alcuni dettagli, la si può ottenere in vari modi anche senza l'utilizzo del colore blu. Ma quindi bando alle ciance e passiamo su After Effects, dove all'interno di questa composizione Full HD ho inserito una clip video con questa ragazza nel deserto, tanto per restare a tema. Adesso vediamo il primo modo per passare da una scena diurna a una notturna, diciamo, artistica. E lo facciamo attraverso l'uso di effetti che possiamo applicare direttamente sul livello oppure su uno di regolazione. Quindi, tasto destro, nuovo, livello di regolazione, che rinominiamo metodo 1. E gli inseriamo in primis l'effetto curve. Prendiamo il cursore delle luci e lo tiriamo giù verso le ombre, diciamo per ora a metà del grafico. Poi inseriamo un effetto tinta, dove sostituiamo le tonalità di bianco con un azzurro intermedio. Vi do anche il codice esadecimale, diciamo il 45729C. Ora l'immagine è ovviamente un po' troppo scura, quindi la calibriamo alzando le luci. E non c'è una regola di quanto o come deve essere questa colorazione, perché resta un fattore artistico soggettivo. Quindi riaprite la palette e date una tonalità di azzurro che più vi piace. Spegniamo quindi il livello di regolazione e ne andiamo a inserire uno nuovo, che rinominiamo metodo 2, sulla quale inseriamo l'effetto colore lumetri. Entriamo nel gruppo correzione di base e giochiamo principalmente su tre parametri: la temperatura, che portiamo in negativo per ottenere un colore freddo come il blu, e gli diamo un valore a meno 300. Poi l'esposizione, per determinare la luce globale dell'ambiente, che portiamo sempre in maniera soggettiva, direi a un meno 2,8, e calibriamo le ombre, direi per il momento con un valore di 50. Ma ricordate che utilizzando il parametro di esposizione potete gestire meglio la quantità di luce per rendere il tutto più luminoso o più scuro.
Ma al di là di applicare così, in maniera molto semplice, una colorazione blu artistica, vediamo invece come creare una scena notturna più realistica e lo facciamo andando a realizzare una scena di compositing partendo da questo video per editarlo e arrivare a questo risultato. Per cui inoltriamoci in questo interessante tutorial, passando a questa composizione dove abbiamo questa Jeep che corre lungo una strada nel deserto. Come primo step inseriamo un livello di regolazione. Poi ci portiamo su effetti nella categoria utilità e inseriamo il convertitore profilo colori, dove attiviamo la casella del profilo di output. E questo andrà a generare una particolare esposizione dei canali RGB che dobbiamo controllare visivamente, per cui dal menu finestra attiviamo l'oscilloscopio lumetri, dove è piuttosto evidente come il canale del rosso non sia allineato agli altri. Quindi inseriamo un effetto di colore lumetri, apriamo le sue curve, selezioniamo il canale del rosso, prendiamo le luci e le abbassiamo un po'. Poi selezioniamo anche il verde, le abbassiamo leggermente, il tutto per avere una dominante di blu, che comunque abbassiamo leggermente. Ora dal canale RGB composito contrasto il tutto con una leggerissima curva in basso. Poi entriamo nelle ruote dei colori e sposto la tonalità dei mezzi toni e ombre verso il blu, definendo sempre in maniera soggettiva la quantità dai cursori a lato. Bene, ora dobbiamo desaturare un po' i colori, per cui inseriamo un effetto di tonalità e saturazione e dal parametro saturazione composta impostiamo un valore, diciamo, a meno 55. E ora che abbiamo modificato la scena, che attivando e disattivando il livello di regolazione possiamo vedere chiaramente, andiamo ad arricchirla con due situazioni di compositing. La prima è sicuramente la sostituzione del cielo, che vediamo qui all'orizzonte, e la seconda è creare dei fasci di luce che simulino i fari dell'auto puntati sulla strada. Iniziamo quindi con il cielo. Spegniamo il livello di regolazione e valutiamo quale sia la strada migliore per fare questa modifica. Se notate, abbiamo un leggero movimento della camera che comporterebbe il tracciamento della maschera che dovremo utilizzare per ritagliare la porzione blu del cielo. Oppure potremo provare a estrarre semplicemente il colore. Proviamo con questa seconda scelta. Selezioniamo il livello e lo duplichiamo con il Ctrl D. Spegniamo quello originale, mentre sulla copia la selezioniamo, andiamo su Effetti, nel gruppo Tipo di trasparenza e selezioniamo Trasparenza colore lineare. Prendo il campionatore del colore e clicco su una tonalità del cielo, che inevitabilmente andrà a influenzare un po' tutti i pixel che virano su quei toni. Ora non preoccupiamoci troppo della trasparenza che vediamo sulla strada, macchina e terreno, perché essendo una copia la andremo a mascherare solo nella porzione che ci serve. Quindi apro la palette del colore dell'effetto e cerco una tonalità che renda possibilmente il cielo completamente bucato. Facciamo quindi delle prove tra la trasparenza e il fondo nero e una volta soddisfatti, con il livello selezionato, prendiamo la penna e ritagliamo la porzione interessata includendo parte dei monti, così da escludere i leggeri movimenti che la prospettiva della camera ci dà. Ora, tra i due livelli, andiamo a inserire in questo caso un video di un cielo che si prepara a un temporale. Lo scalo e riposiziono nella zona in cui abbiamo la trasparenza e successivamente lo maschero. Ora attiviamo il livello di regolazione per vedere le varie tonalità. Dopodiché sul video del temporale inseriamo un effetto curve che contrastiamo verso le ombre per scurirlo e renderlo più coerente alla scena. Ci tengo a sottolineare che in questo caso, essendo che non abbiamo un movimento evidente della camera che sposta l'orizzonte lateralmente, non c'è stato bisogno di tracciare il movimento per far seguire il cielo alla prospettiva delle montagne, in quanto siamo piuttosto in linea, sempre frontali. Mentre diverso ora è la questione delle luci sull'auto che si devono spostare con essa, perché
Per cui la prima cosa da fare è tracciare il suo movimento. Selezioniamo quindi il livello originale in basso, andiamo sul pannello tracciatore e clicchiamo su Traccia movimento. Prendo il cursore dell'area di ricerca e lo posiziono, diciamo, sullo specchietto nero. Dopodiché premo Play. Una volta terminato, aggiungo un oggetto null che rinomino Tracciamento. E dal pannello del tracciatore clicco su Modifica destinazione, associando l'oggetto null. E ancora premo Applica, confermando gli assi X e Y, confermando ancora una volta. E ora avremo il null che si sposta con l'auto. Ora, per generare il fascio di luci, inseriamo un tinta unita di un colore bianco-grigio. Poi, tramite l'opacità con il tasto T, lo rendiamo semitrasparente, diciamo attorno al 40%, così da vedere meglio la scena. Ora, con il livello selezionato, prendo la penna e disegno in maniera grossolana quello che potrebbe essere il fascio di luci generato dai fari. Dopodiché gli applico una sfumatura attorno ai 30 pixel. Ora prendiamo dal livello il peak whip della parentela e lo colleghiamo al null del tracciamento, così che si sposti insieme al movimento dell'auto. Adesso sul tinta unita gli inseriamo un effetto del CC Radial Fast Blur. Portiamo il cursore, diciamo, sul cofano, così che la sfocatura sia proiettata in avanti, e gli diamo una quantità a piacere in base a quanto vogliamo queste luci illuminino in lontananza, e diciamo attorno a un 85%. Ora vi renderete conto che questo fascio luminoso è piuttosto artefatto e non si fonde alla scena, per cui dai suoi metodi di fusione impostiamo la modalità aggiungi e avremo creato i nostri fari nella notte che si fondono perfettamente con i dettagli della scena come l'asfalto e il bordo della strada. Ora facciamo lo stesso per le luci di posizione posteriori di colore rosso, quindi tracciamo il loro movimento. In questo caso non userò il tracciatore di After perché in un test mi sono accorto che non era troppo preciso e saltellava, per cui andiamo a utilizzare Mocha AE, che lo trovate integrato nei predefiniti di After. Spegniamo quindi il livello di regolazione, selezioniamo quindi il livello originale in basso, vado su Animazione e clicco Track in Boris FX. Entro nella sua interfaccia cliccando sul logo, seleziono la X Spline e disegno la forma del portellone dietro. Dopodiché attivo l'opzione di prospettiva e premo Play. E una volta terminato, salviamo e usciamo. Ora, anche per questo tracciamento, creiamo un oggetto null che andrà appunto a ospitare i suoi dati. Quindi tasto destro, nuovo oggetto null che rinominiamo fari posteriori. Ora selezioniamo il livello originale della clip e dalla finestra del controllo effetti entriamo nel gruppo Create Track Data e genero i dati del livello 1. Poi mi sposto sulle opzioni di export impostando la modalità Transform e dal menu sottostante gli associo il livello null fari posteriori e clicchiamo su Apply, così da averlo agganciato al movimento. Ora, allo stesso modo dei fari anteriori, creiamo un tinta unita, questa volta di colore rosso, che rinominiamo fari posteriori. Diamo anche qui una trasparenza attorno al 40% e diamo una bella zoomata. E con il livello selezionato prendo la penna e disegno la sagoma dei fari rossi. E lo facciamo con due maschere ben distinte. Dopodiché anche qui prendiamo il peak whip della parentela del livello e lo colleghiamo al null tracciato dei fari posteriori, così da averli agganciati al movimento. Ora può capitare che per via della prospettiva le maschere non restino sempre perfettamente posizionate sul faro, per cui ci basterà animare la proprietà del tracciato maschera per mantenerle in posizione. Bene. Ora possiamo portare la modalità di fusione su Aggiungi, cambiare il valore di opacità per ottenere un rosso più acceso, diciamo attorno al 70%,
e inseriamo magari anche un effetto di bagliore, dove andiamo però ad azzerare il raggio e portiamo l'intensità a 0,1. Se accendiamo e spegniamo l'effetto, ci accorgiamo di come il bagliore abbia generato un perimetro un po' più ampio, mentre quello che volevo fare era dare la sensazione di una luce più soffusa attorno al faro. Quindi torno all'interno delle maschere, le seleziono e riduco l'espansione maschera, portandola leggermente in negativo. E direi che, vista anche la distanza della camera, può andare più che bene. Altra finezza, se vogliamo rendere ancora più credibile il nostro editing, è illuminare la targa. E lo potete fare utilizzando lo stesso metodo che abbiamo usato per i fari davanti. E se mandiamo in riproduzione, avremo trasformato la nostra scena diurna in una notturna. Bene ragazzi, se il tutorial vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e mettete un like. Mi darete così sempre nuovi stimoli per creare contenuti sempre più particolari. In più, se volete seguire il mio corso completo di After Effects, la guida al plugin di Mocha per i tracciamenti e lo script di Duik Bassel per creare movimenti ed espressioni di personaggi, oltre alla guida completa di Google Earth Studio, potete sottoscrivere un abbonamento al canale con un contributo di 3,99 € al mese, dove oltre ad avere tutti i video disponibili potrete ottenere i contenuti extra con i file di progetto e asset utilizzati nei tutorial. Come sempre vi ringrazio del vostro supporto e noi ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao!